Sarà una notte di San Lorenzo molto particolare a Pescara, dove gli occhi andranno all'insù verso il cielo, ma con i piedi ben piantati per terra, poiché ci sarà lo shopping sotto le stelle, la manifestazione organizzata dal Comune di Pescara e dalle associazioni di categoria. L'evento vedrà i negozi aperti fino a tarda notte, mentre alle 23 termineranno le iniziative itineranti per ogni singola via. Soddisfatto l'assessore al turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese. Il Comune di Pescara ha sentito tutti i commercianti, ha voluto organizzare fortemente questa serata che appunto vedrà protagonista solo ed esclusivamente il commercio. Non abbiamo organizzato grandi eventi proprio per non distogliere l'attenzione dei tanti turisti presenti sul nostro territorio e di tutti coloro che verranno a Pescara, proprio per dedicarsi allo shopping sotto le stelle, quindi a guardare i nostri bellissimi negozi e fare acquisti presso di essi. Abbiamo creato una serie di micro eventi presenti in tutto il quadrilatero centrale che allieteranno la serata. Quali saranno le zone interessate? Sì, trattandosi di un'infrasettimanale, l'amministrazione ha scelto di causare il meno disagio possibile ai cittadini e agli stranieri, quindi non abbiamo chiuso strade se non una piccola parte di Corso Vittorio Emanuele. Il quadrilatero interessato è quello che va da via Genova fino a via Leopoldo Muzzi e da Corso Vittorio fino a via Nicola Fabrizi. Chiaramente poi abbiamo le riviere che sono aperte. È vero che ci sono molti turisti quest'anno a Pescara? Ma dai primi dati che abbiamo sembrerebbe che abbiamo un vero e proprio record di afflusso turistico. Già l'anno scorso avevamo fatto benissimo perché avevamo avuto un dato molto positivo che non si registrava da circa 10 anni. Quest'anno sembra che sia che i turisti presenti a Pescara siano molti molti di più. Li vediamo per le strade della città, noi siamo assolutamente felici. Il dato anche Federalberghi ci ha confortato in questo senso. Abbiamo gli alberghi e B&B pieni, abbiamo gli stabilimenti completamente tutto esaurito, quindi siamo davvero soddisfatti di quello che anche il Comune in piccola parte è riuscito a fare per sostenere questo settore. E delle aperture serali che ne pensi? Ma io da quando mi sono insediato ho sempre spinto per un cambio di mentalità che secondo me Pescara deve chiaramente deve fare. No, è importantissimo, sono importantissime le aperture serali, capisco che all'inizio possono essere un sacrificio, ma sicuramente Pescara deve andare nella direzione segnata ormai da tanti anni dall'Emilia Romagna per esempio. L'apertura serale è un vero e proprio servizio che si dà al turista che viene a Pescara e quindi potrà non portare immediatamente dei frutti, ma sono convinto che nell'arco di varie stagioni possa portare sicuramente un quid in più al turismo locale. Quindi secondo me è fondamentale iniziare a ragionare sulle aperture serali, chiaramente in determinati mesi dell'anno, in determinati giorni specifici, però è un ragionamento che secondo me va fatto.